Abbassate di più, ancora? Ecco, mettiamoci, accogliamo Maria con le mani sottolineate, viva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Il 13 maggio la via. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Continuiamo la nostra preghiera. Oggi siamo tutti invitati a pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose. Vogliamo pregare il Signore affinché doni la serenità, la pace a tutti i sacerdoti, in modo particolare agli anziani, agli ammalati, a coloro che vivono un momento particolare. Chiediamo a Maria che interceda presso il suo Figlio per la santità di tutti noi sacerdoti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Vergine delle Vergini, Regina del...
l'anima mia. Anima mia, quale bella chiamare Maria. Salve mia, regina dell'anima mia. Regina dell'anima mia. Regina dell'anima mia, quanto è bella chiamare Maria. Adesso Don Gerardo impartirà su tutti noi una solenne benedizione. Ecco, nell'omelia Don Gerardo ci ha detto preghiera, conversione, penitenza. E siccome mancava la penitenza, l'abbiamo fatta adesso nel fare la fiaccolata. Mo possiamo tornare a casa con la preghiera, la penitenza e la conversione. Il Signore sia con voi. E per l'intercessione di Maria, Vergine di Fatima, ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. E viva Maria! Svendolate le mazzolette come armate, le altre fonti mazzolette. Svendolate, bravo.